Si tratta di uno dei grandi pittori del Seicento ed è forse il più noto pittore italiano del Seicento dopo Caravaggio. Caravaggio ha avuto una vicenda critica molto complessa e forse è bene partire da lui per capire che noi, 100 anni fa, avremmo considerato Guercino un pittore insignificante, neppure memorabile, benché osservato da viaggiatori, guardato da Stendhal, da Goethe, che lo vedono come un pittore che dipinge arte devozionale. Ma la grande arte italiana è stata, da Vasari fino ai primi anni del Novecento, il Rinascimento. Il Rinascimento è la gloria dell'Italia, quindi Botticelli, Michelangelo, Leonardo. In quegli anni Guercino stava in una lunga penombra, da cui è stato fatto uscire da un grande studioso che si chiama Dennis Mahon. Anche questo, ve lo dico, può sembrare un elemento di dottrina, ma può essere divertente anche ricordare questo singolare inglese, pieno di gusto, forse un po' omosessuale, che ha dedicato un'intera vita a Guercino. E siccome ha vissuto più anni di Guercino, e tu gli chiedevi cosa ha fatto Guercino il 31 giugno del 1631, si è andato a prendere un caffè con un amico e racconta tutto quello che era in una capacità di essere quasi presente, per cui è stato importante, mentre adesso un bravo antiquario che conosce bene questa storia, perché dagli anni 50 in avanti non è passato un dipinto di Guercino senza che questo critico inglese fosse chiamato per dare il suo parere. Poi è morto dopo gli ultimi anni in cui aveva perso un po' la capacità di essere così ficcante e così preciso. E però diciamo che lui è stato in grado, nella sua importante collezione che è divisa tra Italia e Inghilterra, di comprare Guercino anche a 75 sterline o 82 sterline. Questo dà la misura di come un'opera come questa, il cui valore oggi è di probabilmente 500.000 di sterline, 600.000 sterline, o comunque può muoversi quella cifra, abbia recuperato un disvalore che l'aveva caratterizzato nel corso degli anni insieme a Caravaggio. Nel senso che Caravaggio è un pittore che ha un grande successo finché vive e dopo anche 20 o 30 anni della sua morte, per cui tutti corrono, compreso un vicino, a Roma a vedere cosa ha fatto, quali meraviglie, quale luce, però la Chiesa lo prende un po' di traverso e verso la metà del Seicento c'è una damnatio memoriae, perché come avete tutti in mente, Guercino dipinge soggetti spesso non proprio capaci di restituire dei valori morali, quindi la zingara, la Bonaventura, il fanciullo mosso da Damaro, il ragazzo col cerchio di frutta, questi ragazzi che sono per i modelli un po' gay, e lo sono motivatamente, e sono un po' l'antefatto dei ragazzi di vita di Pasolini. Per cui ci sono delle pagine molto dure, per esempio, di Federico con Romeo, che lo vede come un pittore maledetto, che si occupa di cose sbagliate. E quindi lentamente, verso la metà del secolo, Caravaggio evapora nel gusto, non sono più suoi allievi veri, la pittura della realtà, che è la sua capacità di entrare in presa diretta davanti alle cose e riprendere come se fosse nata la fotografia. Chi ha in mente, naturalmente, la caduta di San Paolo, che è un capolavoro, ha in mente quel cavallone gigantesco che dà il senso di una cosa imminente che è appena capitata e l'uomo non è più in grado di nominare il cavallo. Questa inversione, tra l'altro in una chiesa, dove stare in una stalla, il cavallo è il protagonista, è stata una vera e propria rivoluzione. Lo stesso Guercino ha tratto beneficio da questa rivoluzione. E però, da quel 1650, quando comincia l'oblio, occorre aspettare 3 secoli perché un critico di grande capacità, che si chiama Roberto Longhi, impagini una mostra di Caravaggio a Milano, in Palazzo Reale. Da quel momento comincia l'ascesa, che è un'ascesa non solo di Caravaggio, ma del mercato dei pittori del Seicento e della storia della critica, che si occupa di pittori del Seicento fino a quel momento negletti. D'altra parte, quando uno pensa al Rinascimento, per forza che il Seicento è un momento più debole. Hai Michelangelo, Leonardo, che può essere un Seicento fiorentino, se non diminutivo rispetto a quello. E questo vale per ogni barocco, per ogni momento tolto Caravaggio, dopo la grandezza dei pittori del Rinascimento. Per cui c'è una considerazione negativa del barocco e di una pittura considerata comunque minore o più debole di quella del Rinascimento. Tanto che l'ultimo Seicento che è stato scoperto, quello bolognese degli anni 60,
quindi dopo la mostra di Caravaggio, ha avuto il suo lancio, ma quello fiorentino, non prima degli anni 80, abbiamo avuto dei pittori dal 1640, sono stati dimenticati fino al 1980, non vi dico i senesi che sono ancora più un club, sono arrivati all'attenzione della critica negli anni 90, quindi il Novecento è stato il secolo in cui sono riscoperti i grandi maestri del Seicento. Tra l'altro una chiave per leggere, vediamo che l'ho usato io, anche negli spettacoli come quelli fatti a Lugano, per leggere Caravaggio è appunto la figura di Pasolini, e questa sua forza e questa vita doppia e questa dimensione intellettuale, ma anche questo darsi in una specie di sacrificio erotico che diventa una vicenda che lo porta poi alla morte che avete visto. E infatti nel 1941-42, durante la guerra, nell'Università di Bologna, Pasolini, che era nato a Bologna, di famiglia friulana, era allievo di quel Roberto Longhi. Quindi Roberto Longhi che gli dà una serie di suggestioni che diventano poi per lui una volontà di modellare la propria vita su quella di Caravaggio, che è cosa che è molto pertinente e che serve a capire la modernità di Caravaggio con l'attualità di Pasolini. Se abbiamo letto gli anni 50 servono a rilanciare questo grande artista che oggi è tra i più grandi artisti, perché il Seicento è entrato nella nostra vita, il secondo è Guercino. È vero che ci sono altri pittori bolognesi, ci sono prima Guido Eni e poi Ludovico Carracci, Vittorio Carracci, che sono certamente importanti in rapporto con lui e furono in rapporto con Caravaggio. A Roma chi va all'ambasciata francese, il Palazzo Farnese, vede una galleria meravigliosa di Annibale Carracci che nel 1600, il momento in cui Caravaggio dipingeva quei due importanti dipinti che abbiamo ricordato con San Paolo che cade da cavallo, e sull'altare di quella cappella, che è la cappella Cerasi di Santa Maria del Popolo, c'è un dipinto di Carracci, completamente diverso, c'è una assunta che vola in cielo, che appartiene a un mondo di ideali, di bellezza, completamente diverso dalla realtà di Caravaggio. Quindi sono due, diciamo, visioni che convivono in quei primi anni del Seicento. Però poi il Seicento è destinato a un oblio, e negli anni 60 la scuola bolognese, Longhi insegna fino al 1950 a Bologna. Io non sono stato suo allievo, ma del suo primo allievo. Il suo primo allievo Francesco Arcangeli, con Cesare Iuri, con Carlo Volpe, con un gruppo di allievi di Longhi, cominciano a studiare il Seicento bolognese, che rapidamente acquista la campo, tanto che tutti oggi conoscono il nome di Carracci, il nome di Guidoleni, benché Guidoleni abbia patito il peggior danno, perché essendo un pittore idealista, perfetto, nell'Ottocento era molto ammirato, come se fosse un nuovo Raffaello, lo chiamavano solo col nome, lo chiamavano Guido, oggi se chiami Guido nessuno sa di chi parli di un amico, o Le Grand Guide, oggi sei costretto a dire Guidoleni. E quindi è quello che ha subito il peggior colpo dalla rivalutazione di Caravaggio. Caravaggio è diventato tutto e Guidoleni è diventato poco. Però in questo studio della pittura bolognese è stato a un certo punto, 61-62, anche il momento di Guercino. E mentre gli studiosi allievi di Longhi avevano studiato, e stavano studiando, i pittori che vi ho ricordato, Guido Cagnacci, Carracci, arriva questo inglese, con un'aria un po', sembrava olio di Stanlio e Olio, con un'aria con uno farfallino, un'aria, e guarda l'opera di Guercino come un mago, tra l'altro ripubblicando un libro che fa capire un divertimento anche onomastico, nel senso che Guercino si chiama Guercino perché aveva un problema a un occhio, però il suo massimo studioso si chiama Sordino, perché aveva un problema all'orecchio, e un suo compagno di attività si chiama Mutino, sono tutti dicendo, cioè Sordino, il Mutino e il Guercino. In questo gruppo di strani personaggi, il Sordino, Jacopo Alessandro Calvi, scopre un manoscritto che è il libro di spese iniziato nel 1629 da Guercino e da suo fratello, in cui loro, con grande determinazione, citano tutto quello che dipingono, tutto quello che vendono, quanto prendono, con una grande passione di quel mercato che hanno creato e che è stato un mercato florido. Ritorna a essere tale quando, girando per le aste internazionali, Dennis Vaughan individua dei dipinti piuttosto belli pagandoli una miseria e lentamente accosta quei dipinti, come potrebbe essere anche questo, ai dati del libro di spese, dove è registrato ogni dipinto e quanto è costato.
Quindi sulla base di questo libro dei miracoli non è un procedimento soltanto di intuizione critica, di vedere quello che le immagini dicono, ma anche una serie di dati certi che ci consentono di avere per Guercino, almeno dal 1629, prima abbiamo altri ultimi documenti, tutto quello che occorre. Non c'è un pittore più documentato di Guercino. E quello che vigila sul suo catalogo e sul libro di spese è questo tesoro inglese che si chiama Dennis Mahon, morto qualche anno fa. Ecco, questo è il quadro. Quindi siamo in un secolo, soprattutto il secolo precedente, il Novecento, che ha rivalutato l'età barocca, che ha recuperato in modo importante Caravaggio e poi eventualmente gli altri. Il secondo, per importanza e per valore di mercato, è certamente Guercino, il quale ha un vantaggio anche rispetto a Caravaggio e agli altri pittori, che siccome è amministrato da un inglese, diventa più facilmente un autore internazionale, più conosciuto fuori Italia che in Italia. I musei americani, i musei inglesi non possono vivere senza un Guercino. Quindi il mercato di Guercino è un mercato che, grazie a Dennis Mahon, non è soltanto un mercato locale come per un pittore bravissimo che si chiama Guerrieri di Fossombrò. Guerrieri di Fossombrò è stato meno assistito e quindi si è occupato di lui un tale Migliani, un critico mezzo comunista, quindi è vero, un mezzo comunista in un certo senso logico, e però fintamente mezzo comunista, poi è morto anche lui, se lo lasciamo perdere. E quindi la fortuna di Guercino è aver avuto come suo critico ufficiale un critico internazionale che è riuscito, il quale però ha fatto un'operazione ancora più sofisticata, che serve anche a voi, nel senso che Guercino è bello negli anni 10, negli anni 20, negli anni 30, diventa un pochino più noioso negli anni 50-60, e però sono gli anni che piacciono a Dennis Mahon. No, riesce a rivalutare anche il momento più convenzionale, più accademico, più legato ai valori di una tradizione che lui vuole in qualche modo reinterpretare, che è appunto quella del suo maestro Guido Reni. Quindi per questa pittura levigata, questa pittura classicheggiante, questa pittura così in fondo senza strazi, senza forzature, senza chiaroscuri, Dennis Mahon è stato un garante importante. Quindi tutto il percorso di Guercino, nei suoi diversi momenti, ha una, certo, se voi vedete Guercino nel 1618-19, è bello come Caravaggio, è formidabile la composizione di chiaroscuri, nelle luci temporalesche, è veramente un pittore meraviglioso. Poi rincoglionisce il dipinge un quadro come questo, che fa capire che non ha un estro fantastico, e però dipinge correttamente un tema religioso e devozionale che è una Santa Agnese, che mostra la sua bontà. Vedete quanto gli resta della capacità formidabile di dipingere le stoffe, di dipingere questa fodera, il blu, però diciamo non è un grande sforzo di fantasia. Sta lì davanti che dipinge una santa come un santino, per cui è evidente che su questo occorre una mente molto raffinata, che guardi quest'opera proprio per quello che non è, per una specie di astrazione, potrebbe essere detto un'opera astratta, perché non comunica emozioni, passioni, non racconta storie, drammi, ma rappresenta una visione di estasi davanti a un'immagine di una santa. E questo serve per dire che l'opera può sicuramente essere collocata dopo il 1642, anche qualche tempo dopo, che dicevo 1650, quindi non 1600, quando lui sente come un vantaggio della sua impresa la morte del suo illustre maestro e collega che era Guido Reni, e quindi lavora nella sua bottega e prende tutti i clienti che prendevano le opere di Guido Reni. Quindi cerca di assomigliare a Guido Reni per non deludere i clienti, cerca di non essere né aspro né duro né contrastato, ma di essere invece dentro quella bellezza ideale che sarà poi in quegli anni quella che scavalca Caravaggio e apre a una nuova idea della pittura di cui il simbolo più alto è un autore oggi dimenticato perché fu importantissimo in quell'epoca, si chiama Carlo Maratti. Carlo Maratti è il nuovo Raffaello, è il pittore che ritorna al bello ideale, che dimentica ogni riferimento al popolo, alla realtà, alle situazioni. Vedete quante volte nel Caravaggio vediamo i bari, i giocatori, c'è sempre il divertimento di vedere una società in cui il male e la corruzione prevalgono, ed è anche la bellezza di Caravaggio. Tutto questo nella fase che vediamo è ormai superato. Mai avrebbe pensato di rappresentare un soggetto meno che devozionale Guercino.
Quindi, se potessimo però vedere i suoi quattro stili, quindi nella lezione in cui questo è l'intervento anticipato, che avverrà tra due mesi, avere la possibilità di vedere le altre opere, capiremo che siamo davanti a un grande maestro. E di un grande maestro sono importanti anche le opere in cui lui in qualche modo declina verso una scelta più semplice, una sola figura e dei soggetti meno intensi come quello della Santa. D'altra parte, proprio perché lui non patisce in questo momento, nonostante ritocchi anche lui, la rivoluzione del Novecento, ma ha avuto meno damnatio memorie di Caravaggio, l'altro come sarà dimenticato, nessuno l'ha più citato, Guido Reni e Guercino hanno invece sopravvissuto anche al mutamento del gusto. Tant'è che nel suo viaggio in Italia, Goethe, quindi siamo alla fine del Settecento, parla di Guercino, non parla di Caravaggio. Caravaggio lo ignora, non sa più chi sia, si è disperso completamente. E dice, il Guercino è un pittore intimamente probo, funziona, virilmente sano, senza rozzezze. Le sue opere si distinguono anzi per gentile grazia morale, per tranquilla e libera grandiosità e per un che di particolare che consente all'occhio appena esercitato di riconoscere al primo sguardo. Ed è vero, lo stile di Guercino è uno stile ben riconoscibile nelle diverse fasi, che è legato appunto a questa straordinaria cura della stesura del colore, un'attenzione formidabile alle vesti e al loro spessore, alla loro densità. La lenità, la purezza e la perfezione del suo pennello sono stupefacenti. Per i panneggi usa colori particolarmente belli, con mezze tinte rosso-rossicce, assai ben armonizzati con l'azzurro che pure predilige. Sembra di scrivere questo qua, quindi io in quella blockchain lì aggiungerei anche Goethe, che insomma è utile, perché sembra che parli di un dipinto come questo, nel senso che è un autore, uno scrittore molto autorevole, che sente che Guercino gli parla anche dopo tanto tempo, perché Guercino muore nel 1666 e quindi Goethe parla 200 anni dopo. Ecco, questi sono alcuni elementi con cui io cerco di delimitare il campo in cui noi dobbiamo vedere un'opera della piena maturità di un pittore che ha visto tutto, ha fatto tutto, che si restringe a una clientela che gli chiede quadri devozionali, religiosi, che abbiano la capacità di corrispondere a un'inclinazione pietosa, cristiana, questa sicuramente. E vedete infatti che proprio da Raffaello, una celebre opera che la parla di Santa Cecilia, che sta adesso a Bologna, semplicemente guardata praticamente da lui, la cosa più interessante dal punto di vista psicologico è lo sguardo. Lei non guarda noi, guarda Dio e non lo vede, ma quello che Dio è nella sua forza entra dentro di lei e la rende estatica. Vedete, l'estasi o la esaltazione della luce di Dio è la chiave di un'opera come questa, non c'è nulla di più. C'è uno sguardo indirizzato verso una luce e una voce che vengono da lontano e che la ispirano. Tiene in mano quel ramo che è la palma del martirio, che è stata martirizzata, e indica la sua bonomia, la sua bontà attraverso la pecora e la sua mansuetudine, l'agnello. Guardati questi elementi e vista anche la buona fattura delle mani, tutto il resto è panneggio, in cui lui si muove, come abbiamo sentito anche in Goethe, con molta abilità. Però come farvi vedere qual era Guercino nella sua tensione drammatica, nei suoi soggetti, nella sua Sant'Irene curata San Sebastiano, curato da Sant'Irene, e i suoi San Lorenzo, certo, come faccio a descriverlo? Immaginate. Possiamo dire che tutto questo avviene perché questo artista, nato nel 1591 a 100, proprio ai suoi 12-13 anni, vede un dipinto di Ludovico Carracci, uno dei grandi pittori bolognesi a cui si ispira. E voi sapete che in bolognese tetta si dice zinna. E lui allora dice che ha preso il latte dalla sua carazzina, che è Caracina. Quindi prende il nome di Carracci e lo declina come se quello che ha imparato da Carracci fosse quello che ha preso dal seno di una madre. E questo è il primo momento, proprio nel 1591, quando lui nasce, a 100,
dove lui si muove nella sua formazione, c'è questa pala di Ludovico Carracci che è la zinna da cui lui prende il latte. Ecco, il suo percorso poi si muove dipingendo alcuni affreschi particolarmente belli di soggetto agricolo, contadino, nelle case come la casa Pannini di Cento, che vale la pena andare a vedere. In questo momento tra l'altro c'è una mostra dopo il terremoto delle opere salvate dalle chiese, recuperate e restaurate, che può essere utile per chi vedendo questo dipinto vuole andare a trovare qualche altra cosa. Quindi dite che questo pittore, che la rivoluzione di Guercino è fatta proprio di questa semplicità, è proprio quel Jacopo Alessandro Calvi del Sordino. Perché com'era la pittura prima di Guercino e anche prima di Carracci, in certo senso? Era una pittura manieristica, cioè prendeva dei modelli dal disegno, dalle invenzioni di Michelangelo e di Raffaello. Questo cosa voleva dire? Che preso atto che la pittura di questi artisti era più bella della natura, gli artisti non potevano fare altro che fare la maniera di Michelangelo e di Raffaello. Quindi erano manieristi. Sono opere anche molto belle, ma come dire, con una rigidezza che deriva dal modello, che è un modello tutto interno alla scuola, all'accademia, alla bottega. La grandezza di Caravaggio per un verso e di Guercino per l'altro è invece il ritorno al vero. E quello che fa nei suoi primi affreschi e poi nella sua pittura è guardare la natura, non guardare Michelangelo, non guardare i grandi pittori che erano stati legati a Michelangelo, quindi in questo caso Procaccini, Prospero Fontana, che sono veri e propri interpreti di Michelangelo, bellissimi artisti, ma come dire, da laboratorio, artificioso. Le prime opere che vediamo di Guercino sono delle opere stupefacenti perché entriamo dentro la natura. Nel 1615 dipinge un'opera meravigliosa che vi suggerisco di vedere, andando a Palazzo Barberini a Roma, che è Et in Arcadia Ego. Vedono due pastori con la faccia, sono vedere due pastori, pastori semplici, caravaggeschi, che camminano in un bosco dove tutto sembra felice, come un paradiso terrestre, e incontrano un teschio con delle mosche che gli stanno intorno. Questo dipinto ha fatto molto scrivere la critica per interpretarlo, ma la sostanza più semplice è che anche in Arcadia c'è la morte, quindi che l'uomo deve aspettarsi che non ci sia una felicità garantita, perché se anche un giovane, un ragazzo, un pastore, in un luogo felice della natura, et in Arcadia ego, dice il teschio, ci sono anch'io, quindi il tuo destino sarà morire. È un'opera bellissima, in cui si sente tutta la necessità di corrispondere ai principi, dei valori morali, come indicare appunto il tema della morte, del memento mori, ma contemporaneamente un bosco meraviglioso in cui noi ci immergiamo insieme a Guercino. In questo, devo dire, insieme a Mastelletta e a fianco di Annibale Carracci, egli è veramente un pittore che guarda la realtà. Sono gli anni in cui Caravaggio guarda il ragazzo del cesto di frutta, il ragazzino malato, ma anche gli anni in cui, e questo forse l'avrete visto almeno su un libro di cucina, Carracci dipinge il Mangia Fagioli. Mangia Fagioli è un contadinaccio con un cappellaccio alla Van Gogh, dipinto nei primi anni del Seicento, ed è, non è né un santo, né un eroe, è un contadino qualunque. È, prima o contemporaneamente a Caravaggio, il ritorno alla natura, vedere la realtà così com'è. Ecco, questo è il clima in cui si forma Guercino, cioè un rapporto diretto con la natura. E quindi anche nei grandi dipinti, guardare, grandi fare d'altare, in particolare le figure in cui si sente la presenza della vita, non sono esercizi derivati dalla grande pittura cinquecentesca, sono nuove invenzioni. Qui sarebbe bello che voi vedeste, sembra di avere davanti un dipinto di Manet, come nel Dejeuner sull'erba. Il dipinto si chiama Paesaggio con donne bagnanti, è qui piccolino piccolino, ma è meraviglioso, sono due donne nude che stanno in un bosco in attesa di nulla, in una condizione di assoluta felicità, che è come essere fuori del mondo. Ecco, Guercino è questo, e lo è in rapporto con i pittori bolognesi del suo tempo, come appunto quelli che abbiamo sopra ricordato, Michele Carracci e suo fratello Ludovico. Ecco, non potendo voi vedere niente, cosa posso dire? Che in una certa fase, verso il 1621, quindi Caravaggio è morto da 11 anni,
viene chiamato a Roma da Alessandro Ludovisi e dipinge una volta meravigliosa con un'aurora, che è una donna che pensa con un'aria di profonda malinconia mentre la giornata finisce, si annuncia quella nuova. È un dipinto meraviglioso in cui si vede appunto il carro dell'aurora che va verso il giorno. E poi a fianco di quello, anche qui non si vede perché prende le mani al telefonino, c'è la notte. Sotto un arco di un edificio in rovina finisce la giornata e si vede una donna stanca con un bambino, con un ragazzo che dorme. La notte è il momento in cui noi. Vedete che pittore c'è, cioè, capisco? È bravo, siete riusciti a studiare. Ecco, qui siamo nel 1621-22 e la cosa più stimolante di questa aurora è, vedete, quei cavalli che volano dal cielo, che sotto poi vedete questo casale con gli alberi, quindi la campagna da cui lui viene, che torna in memoria, e qui, se lo giri, la notte. L'aurora va verso la luce uscendo dalla notte con i pipistrelli. È un pittore straordinario, un grande decoratore. Certamente dopo Caravaggio la sua presenza a Roma segna un momento fondamentale dei pittori del nord. Caravaggio arriva da Milano, lui viene da Bologna, per il rapporto con le committenze cardinalizie e legate al potere della Chiesa. Ancora, se riusciamo a vederlo, alla Filastrea Capitolina c'è una pala di almeno 7 metri, che è la pala di Santa Petronilla, ho scritto trovarla, Sepoltura e Gloria, che fu commissionato addirittura per un altare della Basilica di San Pietro. Se riusciamo a vederlo, vedete anche qui come lui giganteggia, cioè è capace di dialogare con Michelangelo, ma alla pari, non perché lo imita, ma perché ha una potenza monumentale straordinaria. Eccolo qua, guardate che palla. E vedete qua sotto, vedete, Santa Petronilla viene accolta fra le nuvole dal Cristo che è in alto, un Cristo con un corpo con chiaroscuro che le fa sentire l'anatomia. La parte inferiore però è Caravaggio puro, come vedete. Vedete che qui ci sono due personaggi, che sono due operai, che stanno ponendo nella tomba la santa, che sopra è di fronte a Dio, e intorno ci sono bambini, donne, pensose. Qui c'è questo cavaliere che si avvicina mentre gli si indica la sepoltura della santa. Potenza, energia, vitalità, una grande composizione. Quindi da un dipinto come questo si capisce perché la cucina è così grande. Quindi è chiaro che per parlare di quello che oggi stiamo illustrando occorre anche vedere qualcos'altro del suo percorso. Siamo nel 1623 e ancora vediamo cosa possiamo vedere dopo che è stato chiamato a Roma. Ritorna a Cento, la sua fama è arrivata perfino in Inghilterra, i viaggiatori raccontano delle meraviglie di Guercino. E vediamo allora questa presentazione di Gesù al Tempio, che 1625, se la trovate, lui aveva appena inviato a Londra una semiramide che riceve la notizia della rivolta di Babilonia, e lo vediamo. Rispetto al quadro precedente ci sono molti elementi nella composizione, anche il San Giuseppe che ha quest'aria da operaio, però c'è un tentativo di comporre in un modo più armonioso, di tentare di dare una misura rispetto a quella potenza esuberante che abbiamo visto nel quadro precedente. E in questa logica possiamo immaginare che lui sia chiamato in una città come Piacenza a finire gli affreschi che aveva fatto un pittore lombardo che si chiama Morazzone. Chi va a Piacenza vede la cupola della cattedrale, come dobbiamo vedere, con degli spicchi meravigliosi, siamo intorno al 1627, di Guercino. È un pittore che si manifesta quindi, come aveva fatto nella Aurora Ludovisi, su grandi spazi dove lui interviene come affrescante, quindi ha una vasta esperienza. Lo chiama il vescovo di Piacenza e lui vi lavora, come dicevo, nel 1600-1627. Qui trovo uno degli storici importanti di quelli che hanno lavorato
con la letteratura. Eccola qua, ecco, questa che vedete, che oggi è anche raggiungibile con un percorso agevolato dalla Cassa di Risparmio di Piacenza. C'è una passerella che vi porta all'altezza della cupola. Anche qui vedete quale magnificenza, il fondo concorre e dialoga con Michelangelo per fare questi spicchi in cui ci sono i profeti e gli evangelisti. E il, mi sembrava, dicevo prima, dell'Anzi, ecco, che dice che in questi dipinti avanzò tutte le altre opere che aveva fatto e se stesso, cioè va oltre quello che si poteva aspettare da lui. Ed è vero che una decorazione come questa, nella sua varietà, nei suoi effetti di luce, che si vedono particolarmente bene, avrà il senso di un grande maestro che è pronto a comporre su grandi spazi e con vaste composizioni. E dopo Piacenza ritorna a Cento, e l'ultima opera con cui lui chiude questa sua stagione è un meraviglioso Nomine Tangere, o Apparizione di Cristo alla Madre, secondo come si vuole interpretare, che stava in biblioteca di Cento del 1628-29. Ecco, possiamo dire che, se non possiamo vedere, questo è il punto d'arrivo della sua grandezza di invenzione, di composizione. Poi, a partire dal 1629, come vi ho detto prima, inizia a scrivere questo diario, questo libro di spese diverse, e comincia a raccontare tutto quello che fa, quello che la sua bottega produce. È un libro in cui tutto quello che lui ha dipinto e documentato, quindi è un testo fondamentale. Non c'è nessun pittore del Seicento che abbia una garanzia della sua attività come Guercino, che se la dà da solo, non c'è bisogno di noi, ma seguendo con attenzione il libro di spese vedi tutto quello che ha fatto, e basta individuare. Io recentemente non ho fatto fatica a trovare in una collezione che rimane ferma lì dal 1640 di Perugia, due dipinti che erano ricordati, nessuno aveva pensato che potesse essere ancora lì. Sono arrivato in questa casa, sono andato a vedere, erano ancora lì, quando li aveva appesi Guercino. Quindi questo, superando addirittura Denis Mao, il quale non so per quale ragione, a Perugia non era andato, perché questa verifica non l'aveva fatto, pensando che quelle opere fossero disperse. Ma l'idea è che ancora oggi tu possa trovare un'opera che ferma su una parete dal 1640-46, dà il senso di quel miracolo della storia dell'arte, che è una miniera di futuro nel passato. Più che gli artisti contemporanei che fanno cose apparentemente stupefacenti per colpire il prossimo, l'arte antica ci stupisce per quello che essa preserva e che noi scopriamo. Quindi entrare in questa casa e vedere questi due dipinti, che sono del mio libro sul tesoro d'Italia, è stata una sorpresa, perché io pensavo che Denis Paun, insieme al libro che compulsava, avesse visto tutto. Evidentemente quel giorno si era dimenticato di andare a Perugia e di fare questa verifica. Ecco, questo per dire, eccolo qua, Denis Paun è questo. Il quadro, come vedete, più di blockchain ci dà una garanzia. Se la sua autorità è quella di un uomo la cui parola corrisponde a una penetrazione così precisa nel mondo di Guercino, qui lo vedete in rapporto con il nostro dipinto. Quindi lui, con questa fotografia, lo legittima. Il mio parere, dopo la sua morte, può essere utile, perché poi i sopravvissuti continuano a confermare o a negare quello che hanno fatto, ma la sua autorità era tale che questa fotografia è quella che dà la garanzia che il dipinto è sicuramente di Guercino, che lo sta meditando a fianco dell'altro, tutti i dipinti di questo momento, intorno al 1650, quando dopo diverse avventure che ho in parte raccontato, lui ritorna a Bologna e per 24 anni dipinge i soggetti che la clientela bolognese gli chiede. Ecco, mi pare che per oggi, o per quello che abbiamo, sia abbastanza sufficiente quello che potevamo dire, cioè di trattarsi di un dipinto sicuramente di Guercino, di un'epoca molto precisa, di una fase matura nella quale lui si muove in un ambito di pittura devota e corrisponde alla richiesta della committenza bolognese di quegli anni, e che questo divertente, simpatico, pieno di vitalità, con me, che una volta, a proposito di Guercino, io stroncai una mostra curata da lui nell'84, ero chiaro anche allora, e indicai 6 o 7 dipinti che non erano convincenti. Lui rimase male,
Però un giorno venne da me all'ufficio del Ministero del 2001 e mi disse: caro Vittorio, avevi ragione tu, il dipinto che avevi detto in una copia ho trovato l'originale. E mi portò lo stesso dipinto di qualità superiore, la Sibilla, che in una versione meno qualità aveva ritenuto in quegli anni buona. Quindi anche questo mi ha molto colpito, un uomo della sua autorità e della sua età, riconoscere un errore, scrivere un articolo per dire che lì avevo sbagliato e questo invece è il vero dipinto. Per quello che mi riguarda invece non mi sbaglio mai, io sono condannato, quindi farei volentieri.